Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Oggi faremo un tutorial di un paio di orecchini. Per realizzare questi orecchini vi occorrono due triangoli, sei anellini aperti, due monachelle, del filato. In questo caso io utilizzerò il filato mirto che ho preso dal sito www.fileforme. Questo filato, essendo un filato molto sottile, io lo utilizzerò doppio. Poi vi serve un uncinetto da 1,50, una pinza e una forbice. Iniziamo il progetto. Questi orecchini, per realizzare questi orecchini, andremo a ricoprire tutto il triangolo in questo modo. Posizioniamo il filo in questo modo, il triangolo quest'altro, entriamo con l'uncinetto in mezzo al triangolo. Prendiamo il filo, lo portiamo sopra e prendiamo il filo e chiudiamo con un punto basso. Questo triangolo lo andremo a ricoprire con i punti bassi. Entriamo in mezzo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo e rientriamo in entrambi i punti. Continuiamo in questo modo, eseguendo punti bassi. Andiamo a tagliare il filo che ci avanza. E continuiamo a lavorare eseguendo punti bassi per andare a ricoprire tutto il triangolo. Continuiamo in questo modo, eseguendo punti bassi per tutto il triangolo. Abbiamo così ricoperto tutto il triangolo. Adesso andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente nel punto, in questo modo. Abbiamo così chiuso il lavoro. Adesso eseguiamo 3 catenelle. Entriamo non nel primo ma nel secondo punto. Anzi, entriamo direttamente nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Tre catenelle. Adesso ci troviamo sulla punta. Entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso.
3 catenelle, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Ci troviamo sulla punta, entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo, adesso continuiamo, eseguiamo 3 catenelle, entriamo nel primo arco e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. Continuiamo in questo modo ad eseguire 3 catenelle, entrando nell'arco successivo e andando ad eseguire un punto basso. Siamo arrivati in fondo giro, adesso entriamo nel primo punto che abbiamo eseguito prima e andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente nel punto, in questo modo. Questa è la parte dritta. Continuiamo, eseguiamo 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso.
3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'arco successivo e eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e eseguiamo un punto basso. Continuiamo in questo modo ad eseguire 3 catenelle entrando nell'arco successivo e eseguendo un punto basso. Abbiamo così terminato il giro, chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, eseguiamo 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo arco e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. Tre catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto alto. 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Eseguiamo un secondo punto alto entrando nello stesso arco. 3 catenelle e andiamo ad eseguire un punto alto entrando nello stesso arco.
3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto alto. Entriamo nello stesso arco, eseguiamo un altro punto alto, 3 catenelle. E andiamo ad eseguire un punto alto entrando nello stesso arco. Catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto alto. Eseguiamo un punto alto entrando nello stesso arco, 3 catenelle. Entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Così terminato il giro, chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso continuiamo. Eseguiamo 3 catenelle. Entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle. Entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo, questo è l'orecchino di oggi. Adesso vi faccio vedere come inserire la monachella. Questa è la parte dritta, la monachella va inserita nella parte dritta, in questo modo. Con una pinza prendo un anellino e lo vado a inserire in mezzo al lavoro, esattamente in questo punto. Lo chiudo, prendo il secondo anellino e lo vado ad inserire in parte al primo anellino. E lo vado a chiudere con la pinza in questo modo. Adesso prendo il terzo anellino, prendiamo il terzo anellino e lo andiamo ad inserire negli altri due anellini. Così abbiamo inserito in entrambi i due anellini. Prendiamo la monachella, questa è la parte dritta, la monachella va inserita nella parte dritta, cioè in questo modo. Andiamo a inserire l'anellino così e adesso chiudiamo l'anellino con la pinza in questo modo. Abbiamo così inserito i tre anellini con la monachella e questi sono gli orecchini di oggi.
Il tutorial è così terminato, ci vediamo al prossimo. Il tutorial è così terminato, ci vediamo al prossimo video. Ciao!